Il nocciolo, per la civiltà contadina, è sempre stato un albero prodigioso. Il suo cespuglio era visto come potenziale nascondiglio di streghe o fate, mentre una bacchetta magica ricavata dal suo legno era considerata tra le più potenti, come ben sapeva la scrittrice J.K. Rowling quando ha dotato il gran mago Albus Silente in Harry Potter di un simile talismano. Le potenzialità del nocciolo non regnano solo nella fantasia, però. I Celti consideravano le nocciole un cuore squisito protetto dal guscio, simbolo di saggezza. La verga divinatrice dei rodomanti è fatta di questo materiale, come pare sia stato il bastone di Mosè. Il nocciolo fu anche citato da Gabriele D'Annunzio nella poesia lirica I Pastori, dall'opera Alcione. In passato un raccolto abbondante di nocciole era segno di fertilità per la famiglia e ancora oggi consideriamo tra i tesori del nostro territorio la nocciola. È la nocciola, un frutto assai bello, che sulla testa ha un suo verde cappello. Piccola e ovale, protetta da un guscio, come una casa sta chiusa dall'uscio. Quando in autunno tiepido il sole, arriva il tempo delle nocciole. Schiacciane 10, schiacciane 100, mettele in bocca, ma stai attento. È molto facile in questa stagione far di nocciole un'indigestione.
Dentro a sacchetti le puoi conservare e nell'inverno pian piano mangiare. O con lo zucchero caldo e fumante puoi trasformarle in un dolce croccante. Oppure sciogliele in 4 e 4 8 nel cioccolato che fa un gianduiotto. E quando d'estate il sole ti scotta, c'è un'altra sorpresa, ancora più ghiotta, perché puoi gustare, seduto in un prato, la dolce nocciola in un cono gelato.